One world, one dream. Vogliamo la pace nel mondo. Il Tibet è sempre territorio cinese. Dalai Lama smettila di mentire. Dalai Lama non sporcare il nome della Cina. Questi gli slogan che riecheggiavano ieri durante la manifestazione che ha visto arrivare a Piazzale Michelangelo a Firenze i leader delle principali associazioni italo-cinesi. Su tutti Luca Zhu, presidente Ramunion Italia, che ha sottolineato come il popolo cinese desideri pace e amicizia con tutti. Io credo che il Dalai Lama resti legato a una storia già ormai conclusa e deve sviluppare il suo modo di vedere il rapporto fra il Tibet e la Cina e deve soprattutto aprire, concedere una chiave d'apertura per un dialogo che oggi è all'ordine del giorno un po' in tutto il mondo, eccetto nei posti più arretrati. Ma la Cina è un paese che è emerso in maniera molto importante e molto interessante nel mondo. Oggi è una delle grandi potenze mondiali, non più di come si diceva una volta politiche e militari, ma è una grande potenza mondiale economica e che guarda alla geopolitica dell'Asia centrale, dell'Asia meridionale in un certo modo. Quindi il Dalai Lama vuole ridiscutere, continua a ridiscutere sul problema dell'indipendenza del Tibet. La Cina sostiene politicamente da sempre che il Tibet non è un enclave, fa parte del territorio cinese a tutti gli effetti e quindi su questi due punti completamente opposti il Dalai Lama oggi deve aprire un dialogo, non può continuare ad accusare di una cosa che ormai conosciamo tutti, ma deve riprendere il discorso in maniera positiva con i cinesi, con le autorità cinesi, con il popolo cinese. Il popolo cinese si meraviglia che l'uomo che parla sempre di pace alla fine non ne parli mai nei rapporti con la Cina e dice: beh, anche noi siamo gente pacifica che abbiamo a cuore questo mondo che è il mondo della spiritualità, il mondo della pace, il mondo dello sviluppo ideale e mentale dell'uomo, che a noi preme avere nel nostro territorio perché fa parte del nostro territorio. Come riuscire a compensare le due cose? Ci deve essere uno sforzo sicuramente importante da parte del Dalai Lama, che è l'anima del Tibet, e la Cina, che dovrebbe cercare di far capire a questo sant'uomo che la politica e la geopolitica e la politica internazionale oggi si guardano in un altro modo. Una manifestazione, quella di ieri, che ha destato grande attenzione da parte dei media nazionali e locali. Anche questo è un cambiamento epocale. Questo è un popolo non abituato a manifestare, non abituato a andare nelle piazze, a occupare le piazze. E questa volta si muove e si muove per quei motivi al quale accennavamo prima. Credo che ci sia in Cina una forte spiritualità che è ignorata e che, con la quale io mi sono per esempio trovato diverse volte a fare conti, perché la spiritualità è fortissima. Allora questa forte spiritualità va riportata anche a questo fatto politico che dura ormai dal 54 per vedere di risolverlo nella maniera più giusta.